Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai chercher la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Hai trovato un cretino per la cena di mercoledì sera? No, non ho trovato ancora nessuno. E tu invece? Io non posso venire, ho il compleanno di mia sorella. Champagne! Dai, beviamoci su, va. Sta arrivando, dai. Come non può venire? Non poteva venire, ma per una volta. Insomma, sai, non posso rinunciare. Grazie, grazie. Sara, brindiamo. Salute. Immagino si sia fatto tardissimo. Ascolta, io devo scappare perché Laura sarà già incazzata nera. Oh, mi raccomando, se ne trovi uno, fammelo sapere, va bene? Grazie, ciao, grazie, ciao. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Qui, l'unico posto libero. Occupato, prego, certo. Occupato. Posso sedermi allora? Quanta bella gente che c'è qui stasera. Ha visto, Noi un po' meno, forse. Oh, mi scusi, l'ho bagnato, mi scusi. No, niente, non c'è problema. Posso farle vedere dei modellini con i puzzi cadenti? Io sono uno specialista in modellini con i puzzi cadenti. Te ne posso fare vedere uno? Guardi questo. Questa è la Torre Eiffel. La difficoltà per me è stata nella struttura portante. Qui ci sono 12.431 tutti cadenti. Gliene posso far vedere un altro allora? Sì, sì, guardi. Questo è un capolavoro. Questa è l'opera Audi di Fidne, lontano da me. Quanti cadenti e l'altro in scuola ci ho messo qui dentro, lo sa? Non ho l'idea. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. La nell'Opera Audi Fidney 37.412 tutti cadenti e 38 barattoli di colla, capisce?
Però la vedo annoiata. No, forse no, no, non mi annoia. Anzi, guarda, io ho un amico che è molto interessato a questo tipo di questo. Se vuole lo chiamo e così vi mettete d'accordo. Certo, sono qua. Devo andare. Ecco. Piacere, ho dimenticato, senta, io mi chiamo Pisolino, ho dimenticato il mio nome. Chi pronto? Pronto Stefano, sono uno di classe mondiale, fa delle costruzioni con degli stuzzicadenti e poi si chiama Pisolino, se vuoi te lo passo. Ma assolutamente sì, passamelo subito, non dobbiamo farcelo scappare questo, passamelo. Va bene, attendo un attimo. Guardi, c'è mio amico che lo vuole parlare tutto. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera. Io mi chiamo Pisolino, da non confondersi con Pisellino, sa, altre volte le qualche sbagliato. Senta, il suo amico mi ha detto che lei è molto interessato ai modellini fatti con gli stuzzicadenti, che poi è la mia specialità. Ma è vera sta cosa? Ma assolutamente sì. Anzi, guardi, proprio questo mercoledì sera io sono invitato ad una cena e ci saranno delle persone che hanno degli hobby particolari, proprio come lei. Perché non viene anche lei? Cosa ne dice? Così potrà mostrarci le sue opere d'arte. Quando è? Mercoledì? Mercoledì, sì. Mercoledì. Sì, sono libero. Signor Bellone. Stefano Bellone. E allora, signor Piso, io l'attendo a casa mia questo mercoledì alle ore 18. Si sente l'indirizzo? Sì. Avenue des Champs-Élysées, numero 9. Al quinto piano, va bene? Va bene. Venuto de Champs-Élysées, mi dice qualcosa questa via in Parigi? Sì, a Parigi. Senta, allora, alle 6 sarò a casa sua e porterò i miei modellini ordinati, tutti in ordine cronologico, dalla A alla Z. Va bene, signor Bellò. Arrivederla, signor Belloccio. Arrivederci. Arrivederci. Penso che con questo non ci sarà da annoiarsi. È proprio simpatico questo suo amico. Non mi conosceva, già mi ha invitato alla sua cena per mercoledì prossimo. Pensi che ci saranno tanti grandi inventori come me. Potrò presentare i miei modellini. Sarà una grande occasione per me. Grazie di avermi fatto conoscere questa persona. Vedrà che sarà molto fiero di lei. Grazie. Qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. De tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui.
Ci sarà da pisciarsi dalle risate, ci sarà. Ma cosa ti troverai così di divertente a prendere in giro dei poveracci un'intera serata? Ma Laura, ma non sono dei poveracci, e sono dei cretini solo. E se aspetti un po', lo vedrai anche tu, lo vedrai. L'hai pure invitato a venire qua a casa. Certo, scusa, ho pensato, prima di andare fuori a cena, lo porto qui a casa così me lo lavoro un po', guarda, no? Guarda, sei di me, sei patetico, pazzo sei. Laura. Ma sai cosa ti dico? Guarda, divertiti da solo. Io... me ne vado! Ma dove vai, Laura? Ma dove vai? Ma non ti preoccupare, so io dove vado. Divertiti! Se apri, grazie. C'è sempre uno. Buonasera, buonasera, professor Lamonte. È stato velocissimo. Venga, venga. Mi raccomando, me lo rimetta in piedi perché, come vede, guardi, è a pezzi. Questa sera ho una cena importantissima. La cena dei cretini. Ogni invitato... invita una persona così, un poveraccio che ha trovato, così, ma solo per il gusto di prenderlo in giro tutta la sera. Guardi, sono schifata, a me questo tipo di divertimento fa schifo! Laura. Quindi me ne vado. Arrivederci. Buon lavoro. Arrivederla. Laura. Professore, buonasera, io chiedo scusa, io l'ho fatta venire di certo non per farla assistere a una cenata matrimoniale, ma per rimettermi in sesto la mia povera schiena. Buonasera. Non si preoccupi, anche noi all'università organizzavamo delle cene con delle ragazze bruttarelle. Sì? Chi invitava la più cozza vinceva un premio. Vabbè, ma le posso assicurare però, professore, che con i cretini c'è molto, ma molto di più da divertirsi. Ma questo cretino è suo amico? Beh, diciamo che io ho tanti amici stupidi, ma non come questo. Questo me l'ho detto essere uno di classe mondiale. Ma dove li trovate? Professore, non è così semplice, è una vera e propria caccia all'uomo, Ah! Ah! È grave, professore? No, quinta lombare. Ma non mi piace manipolare a caldo. Quindi tornerò domani mattina, per intanto assoluto riposo. Assoluto riposo? Professore, e la mia cena? Io devo assolutamente andare a questa cena! Lei ha capito l'importanza di questa cena! Mi spiace, ma credo proprio che alla cena questa sera dovrà rinunciare. Ma assoluto riposo per la sua schiena. Professore, ma non è possibile, lei non capisce. Io devo andare a questa cena. La prego, mi dia degli antinfiammatori, degli antidolorifici, ma io devo andarci, la supplico! Le consiglio di continuare a mettere del ghiaccio e le ripeto, assoluto riposo fino a... Che sfiga, ma proprio stasera mi doveva capitare. Adesso provo a chiamarlo, va bene. Ma questo suo amico cretino cosa fa nella vita? Guardi, a dire il vero non lo so perché non l'ho ancora visto. Non risponde. No. Ma mi dica, ma questo giochetto non è un po' pericoloso?
Guardi, professore, ad essere sincero, fino ad ora nessuno ha mai capito il reale motivo di questi nostri inviti. Nessuno fino ad ora. Grazie, dovrà essere lui, naturalmente, grazie. Sì? Ah, quinto piano, la prima porta a sinistra. Guardi, le lascio dei tranquillanti nel caso le faccia male durante la notte. E mi raccomando, riposo assoluto. Professore, ma non vuole rimanere anche lei? Così ci facciamo quattro risate insieme, eh? No, no, mi spiace, ma non posso. Ho mia moglie che mi aspetta, devo purtroppo lasciarla. Comunque, sarà in buona compagnia. Certo. A proposito, sì? Non mi inviti mai a cena, perché avrò sempre un dubbio. Non si preoccupi, professore, a lei non la inviterò mai a cena il mercoledì, non si preoccupi. Grazie, arrivederci. Ah, buonasera. Buonasera. Prego, prego. Buonasera. Il signor Bellone non è in piena forma questa sera. Ha avuto il colpo della strega. Comunque, gli potrà fare buona compagnia perché deve rimanere immobile e a riposo per tutta la serata. La saluto. Arrivederci. Arrivederla. Buonasera, signor Belloccio, eccomi qua. Buonasera. Le 18.00 sono qua. Mi hanno detto del mal di schiena. Ma che è successo? Innanzitutto mi chiamo Bellone, non Belloccio, Stefano Bellone. Stavo raccogliendo questo foglio che è caduto per terra e crac, la schiena si è bloccata. È una bruttissima cosa il mal di schiena. Secondo me è una delle cose peggiori che possa capitare. Oddio, adesso non esageriamo, però temo che purtroppo dovremmo declinare l'invito a cena di questa sera, purtroppo. A proposito, lei mercoledì prossimo come messa, libero? Mi faccia pensare. Sono libero. Perfetto, allora possiamo eventualmente pensare a mercoledì prossimo. Prego, intanto se si vuole accomodare, ci accomodi pure, prego. Grazie. Chiedo scusa. Sì, pronto? Ah, ciao, sei tu. Scusami, guarda, ti stavo chiamando io a minuti. No, non riesco a venire a cena. No, guarda, il colpo della strega, sono bloccato qui sul divano di casa. Sì, lui è qui accanto a me. E devo dire che ha una bella faccia da vincitore. Sì. Devo dire di sì. Tranquillo comunque, mi ha detto che mercoledì prossimo è disponibile, quindi ci rifacciamo mercoledì. Scusami ancora, saluto a tutti. Grazie, ciao. Allora, signor Pizzo, come va? Mi parli un po' di lei. Benissimo, io sono a settimo cielo. Vedete, quando lei mi ha chiamato a dire il vero, io pensavo che fosse uno scherzo. Non è che le sono sembrato un po' impacciato al telefono? Senza esagerare, un po' cretino. Assolutamente sì, volevo dire assolutamente no. Lei è stato perfetto, perfetto. Vede, signor Bellone, pensare che una persona come lei, un editore conosciuto in tutta Parigi, si interessa ai miei modellini con gli stuzzicadenti, che ci possa fare magari una rassegna. Lei capisce l'importanza della cena per me questa sera. Lei, signor Bellone, glielo devo dire, lei, glielo voglio dire, lei mi sta cambiando la vita, signor Bellone. Sì. Signor Pidò, non esageriamo adesso. E per quanto riguarda la rassegna, io direi di non affrettare i tempi. Ma a proposito, ma lei come ha fatto a capire che io sono un editore? Guardi, io lavoro al Ministero delle Finanze, qui a Parigi. E per noi, guarda, basta mettere il nome e cognome della persona e viene fuori tutta la situazione patrimoniale, compresa evidentemente la professione, la sua, quella di editore. Tutta. Aspetta, adesso, cambiamo discorso. Parliamo del motivo per cui lei gentilmente qui mi ha invitato questa sera. I modellini con gli stuzzicadenti. Ah, sì, certo, i modellini. Guardi questo modellino. Guardi questo, sa quante notti che ci ho passato, sa cos'è? Il Taj Mahal in India. Guardi. Signor Pizzo, lei è sposato? Gliene faccio vedere un altro, anche questo. Questa, la Torre di Belém a Lisbona, fantastico, vede che merletti, sa quanti stuzzicadenti ci sono qua dentro. Signor Pizzo, io però le ho fatto una domanda. Lei è sposato sì o no? Lo ero, signor Bellone, diciamo che lo ero fino a 2 anni fa. Poi mia moglie ha conosciuto un collega, un tipo appunto del Ministero delle Finanze, si sono visti, si sono piaciuti, se ne sono andati e chi li ha visti più? Ah, tutto fra di noi, guardi, non è un tipo cattivo, però non è una cima. Non è una cima, ma... E che cosa significa che non è una cima?
Ma per quale è andata con mia moglie? Un cretino. Un cretino, ma più di lei. Cioè, vuol dire, lei è una persona intelligente, ma guardi, rispetto a lei com'è questa persona? Guardi, non voglio essere cattivo, ma è così cretino, che più cretino non c'è, proprio un'equazione matematica. Ma io non riesco a capire, ma come mai sua moglie se ne è andata via con un cretino di questo genere? Non ho parole. E chi lo dice? Proprio a me lei gli è nativo. Beh, è così cretino che non sa parlare altro che di Windsor. Windsor, ma è fantastico questo! E dove potrei incontrarla questa persona? Perché a lei adesso gli interessa il Windsor. Ah, è una delle mie passioni principali il Windsor! Oh. Allora vabbè, andrete sicuramente d'accordo voi due. Si chiama Felice ma Stronzo. E lo sto trovando, lo trovo facilmente sull'elenco telefonico. Ma Stronzo, non a cretino, eh! Senta, ora mi dica, lasciamo stare queste cose, lasciamole stare. Le ho fatto una domanda prima, sì. Sul Taj Mahal. Secondo lei, quanti stuzzicadenti ci sono qui dentro? Non lo so, 1500. 1500? Con 1500 neanche la base ci faccio. Ma guardi bene, quanti ce ne potranno essere in tutto? 4000. Di più. 5000. Bellone, qua ci sono 31.438 stuzzicadenti. E sta quanti barattoli di colla? Signor Piso? Sì, che c'è? Mi sa che noi due questa sera ci proveremo lo stesso però andare a questa cena. Come fare con la schiena? Dove ti ritrovo? Come facciamo? Non lo so, però lei ha una macchina? Certo. Allora, guardi, mi aiuti soltanto ad alzarmi da questo divano e ci vediamo. Piano. Faccia attenzione, andiamo per favore. Andiamo piano. Facciamo molto piano. Signor Bellone. 48! Ma che cosa? I barattoli di cola! Non si muove! Oddio! Ma che cosa sta facendo, Siamo il mio fisioterapista! Se viene qua, la rimette in posizione verticale in 5 minuti! Ti ma non chiami nessuno! Riaggancia immediatamente questo telefono! Non voglio che chiami nessuno! Se ne vada alla casa mia, ha detto! Ma allora? Non ci andiamo stasera alla cena. Ma le sembra nelle condizioni di poter andare a cena, Oddio, che dolore. Senta, se ne vada, la prego, se ne vada via da casa mia, per favore. Ma non vuole che l'aiuti. No, non voglio che mi aiuti, se ne vada, la prego. Ma non vede come è ridotto. Casa Bellone, al momento non siamo in casa. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e vi richiameremo. Grazie. Stefano, guarda, sono io. Stasera non torno, anzi, credo che non tornerò più. Guarda, mi spiace di dirtelo così alla segreteria, ma forse è meglio così. Addio, Stefano. E lei che cosa ci fa ancora qui? Sicuro che non ha bisogno di aiuto. No, se ne deve andare, se ne vada. Sto benissimo così da solo, grazie. Signor Bellone, se c'è una persona che la può capire qua, quello sono io. Senta, ma che cosa vuole capire? Senta, mi lasci in pace, mi lasci da solo, già mi sta rovinando la serata, vuole continuare, eh? Anch'io dicevo la stessa cosa quando mia moglie se n'è andata con Felice Mastrozzo ed ero rimasto solo nella mia stanza lì a struggermi d'amore. In più lei, signor Bellone, lei c'ha la schiena a pezzi. Che cosa sta dicendo? Ma mica se n'è andata! È un messaggio incoerente in un momento di depressione. Vedrà che da un momento all'altro tornerà. No, è un messaggio incoerente. Anch'io dicevo la stessa cosa. Tornerà fra poco, da un momento all'altro. E sono 2 anni che deve tornare. Senta, basta. L'ho sentita abbastanza. La prego, se ne vada, basta! Ma non vede come è ridotto. Senta, se sono ridotto in questo stato, è perché lei mi è venuta addosso. Ma perché continua a parlare ancora con questo imbecille? Ah! Guardi, signor Bellone, le sembra un cavallo che ha mancato una siepe in un ippodromo, la batterebbero subito, signor Bellone. E poi guardi, io non voglio farla spaventare, ma potrebbe essere stata toccata la colonna vertebrale. Lei, signor Bellone, potrebbe restare paralizzato! Paralizzato, ha capito? Chiami la morte! La morte, qui? Ma sì, il professor Vito la morte! No, no, sì, la morte, il numero, mi dia il numero! Ma lo cerchi sull'elenco, lo trova sotto la lettera R, lo trova. Vediamo, la bella, la brutta, ho trovato. Avanti, chiami! Sto chiamando. Ah, presto. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, studio del professor Bellone, chiamo da parte di Stefano Bellone, per il professor Lamorte, chiamo da parte di Stefano Bellone. Stefano Bellone? Ma scusi, guardi che qui non c'è nessun medico, non so. Scusi, devo avere sbagliato numero, è scritto così piccolo. Riagganci immediatamente, riagganci! Ma mi scusi, aspetti un secondo, sì. Ma mi dica come sta, cos'è successo? Sta proprio male, signor Bellone, è lì, coricato per terra, non muove i piedi, muove solo un braccio, anche solo alcune dita. Quello. Scusa, non ti sto parlando. Ma io sono Gaia, la sorella. Allora le posso dire tutto. Sì, mi dica. Ma vuole riagganciare, sì o no? Mi dica. Il signor Bellone è sull'orlo del suicidio. Ma cosa? Quale suicidio? È proprio questa situazione. Ma come ne vuole mandare? Ma non è possibile. Guarda, adesso la devo lasciare perché mi devo occupare del signor Bellone, mi capisce, vero? Va bene, ma senta, lei intanto non so che dirle, ma lo saluti tanto. Certo, non mancherò, arrivederci. Arrivederci. Insomma, con chi stava parlando, chi era? Ma c'ero io. Io non lo posso lasciare così, in questo stato. Devo correre subito da lui. Signor Bellone, ma chi era? Con chi parlava? Aspettando, io lo dico, era sua sorella. Mia sorella? Ma io non ho una sorella! Ma come? Ho chiesto chi è e mi ha detto sono Gaia, la sorella! E la sorella di casa tua! Ma imbecille, Gaia è il suo nome, la sorella è il suo cognome! Imbecille, lei ha chiamato la pazza ninfomane, quella che tra 5 minuti mi si chiama in casa! Ninfomane! Ma la richiami! Le dica immediatamente, queste testuali parole, mia moglie è tornata, tutto va, gonfie bene, e basta! Avanti! Ma ti rende conto di chi ha chiamato? La pazza! La richiami? Al numero che ha fatto prima e le dica testuali parole che mia moglie è rientrata e che va tutto a gonfie vele. Si spiega. Il numero. Detto viva voce. Ma faccia quello che vuole. Ancora. Pronto? Ah, pronto. Buonasera. Sì, buonasera. Sono la persona che ha chiamato prima. Quella ci siamo sentiti poco fa. Ah, sì, e devo dire che qui la situazione è cambiata completamente. La moglie del signor Bellone è tornata a casa. E da quando è tornata a casa, pochi minuti fa, il signor Bellone ha ripreso la salute completamente. Cammina, si muove, corre, muove le braccia, le gambe, muove tutto. Però fa tutto a gonfie vele. Non abbiamo bisogno di niente. Niente. Ma scusi, mi dica, ma lei chi cavolo è? È un suo amico? No, guardi. Non mi posso ancora definire un amico del signor Bellone. Io sono una persona invitata questa sera dal signor Bellone per presentare i modellini fatti con gli stuzzicadenti, che sono la mia specialità. Ma non gli frega niente dei suoi modellini. Non mi frega. Senta, guardi, adesso la devo lasciare. Mi capisce? Nello stato in cui è, non lo posso certo lasciare solo. Ma solo? Ma io, guardi, non capisco niente. Mi dica, senta, lei ha appena finito di dirmi che non è solo perché è arrivata la moglie. Sì, certo che è arrivata, l'ho vista, era qui, è passata qui davanti a me, ci siamo salutati 5 minuti fa, ma dove se n'è andata? Di qua. Ecco, me l'ha detto. Senta. È andata giù a gettare la spazzatura, roba di 5 minuti, 3 minuti e sarà qui. Ci sarà la moglie, è qui. Va bene, ho capito. Io arrivo subitissimo, anzi, immediatamente. Ecco, pronto. Maleducata. Allora cosa l'ha detto, eh? M'ha detto, arrivo subitissimo, immediatamente. Imbecille, ciao. Avanti, mi passi questo telefono, va bene, me lo passi. Ecco. Imbecille. Prego. Non capisco. A casa non mi risponde, sarà già partita quella pazza di infomane. Me la faccia chiamare sul cellulare. Gaia, pronto? Gaia, ciao, sono io. Ascolta, senti, non fare stupidaggini. Da brava stasera tornatene a casa. No, tu non hai capito. Da brava tu stasera devi tornartene a casa, capito? Cosa? Guido solo. Ma che cosa stai dicendo? Ma mica mia moglie è andata con quello lì. Ma non dire stupidaggini, avanti, smettila. Avanti. Da brava torna a casa, va bene? Ci vediamo un'altra sera. Grazie. Ciao. Ecco, lo rimetto a posto. Sì. Adesso mi può lasciare da solo, cortesemente. No, la mettiamo sul divano e non la metto sul divano. Faccia solo questo. Faccia attenzione. Sì. Oh. Sul divano, si corrigi. Che lei non sta bene. Oh, signor Bellone. Oh. Tu
tutte le stesse queste donne, signor Bellone, perché se ho capito bene, ho sentito involontariamente la telefonata. Anche la sua è andata con un altro. Ma che cosa sta dicendo mia moglie? Non è andata con nessuno, non è andata. E anche la mia era andata con nessuno, perché poi ha detto fra noi, Felice ma stronzo, nessuno, è la stessa cosa. Ma la verità qual è? Che mia moglie non c'è e se n'è andata. Senta, ma questo cosa mi pare di aver capito un nome. Guido, mi sembra. Questo Guido è un suonista. Senta, ma che cosa gliene frega? Basta! Non voglio raccontarmi le mie cose, se ne vada, basta! Mi sembrava di averla già salutata prima, oh! Quando lei mi ha chiesto della mia vita, dei modellini di Felice Mastrozzi, non gli ho detto se ne vada, e non gli ho detto, le ho raccontato tutto. Va bene, arrivederci allora, lei... Senta, Guido era un mio amico, va bene? Anzi, Guido era il mio miglior amico. Contento? Ma non ci parliamo da 2 anni adesso. E perché avete litigato? Perché forse lui ci rotolava intorno a sua moglie, perché tanto la toccava per quello? No, no, non è andata così. Si figuri che è andata esattamente al contrario. Erano venute a propormi un romanzo che avevano scritto insieme, e così ho deciso di fare 2 cose, di prendermi il romanzo e sua moglie. Non ci posso credere, ma tutti quelli che fanno Winston ti prendono la moglie degli altri. Ma senta, ma basta con stato del Winston, ma chi se ne frega del Winston, mica faccio Winston, oh. Signor Bellone, cosa c'è? E se lo, come si chiama, abbiamo detto, Guido, e se lo chiamassimo a questo Guido? A chi? A Guido. A questo. Sì, non quando lo sento da 2 anni, lo chiamo e gli chiedo, ciao, sai se per caso mia moglie è lì con te? Ma che cosa c'è da ridere? Vuole fare? Io avevo lo stesso problema con mia moglie quando è andata con Felice Mastrozzi. Io non sapevo se mia moglie era a casa di Felice Mastrozzi. Ho telefonato e ho chiesto a Felice Mastrozzi, senti, ma mia moglie è lì da te? Lui mi ha detto, sì, mia moglie è qui da me. Io non posso dire che ero contento. Però ero rasserenato, ero sereno perché sapevo che era lì. Senta, facciamo una cosa. Potremmo chiamarle, e mi potrei far passare per un amico di sua moglie, e dicendo appunto che cerco la collaboratrice, e così potrei aiutarla io. Ma no, ma cosa stai dicendo? Ma non funzionerebbe mai. Senta, la ringrazio, le auguro una buona serata, grazie. Ci vediamo mercoledì prossimo. Io la voglio aiutare, signor Bellone. Però se lei non vuole, me ne devo andare. Arrivederci, va. Signor Pito? Sì, che c'è? Se io le spiegassi esattamente quello che lei deve dire, lei pensa di essere in grado di farcela? Signor Bellone, qualche volta penso che lei mi prenda per un cretino. Ma certo che sono capace. Il numero, mi dia il numero che chiamo. Sia tranquillo, ti rilassi. Dunque, attenda un attimo. Dunque, sì. Ci potremmo servire del romanzo che hanno scritto insieme. Lei potrebbe dire di essere un produttore cinematografico che ha letto il loro romanzo e vorrebbe acquistare i diritti per telecinema. Geniale! Geniale, un'idea geniale. Ovviamente geniale. Le atti di conversazione eccetera, dove può trovare la collaboratrice. Signor Bellone, ma di quale collaboratrice parliamo? Ma come di quale collaboratrice? Di mia moglie, no? L'aveva detto pure lei prima, sembrava che avesse avuto un'idea geniale. No, no, ha ragione, non è facile, però secondo me ci possiamo riuscire. Ma come non è facile? Ma è semplicissimo. Lei è un produttore cinematografico, è una casa di produzione cinematografica qui a Parigi. Però no, Parigi non può andare bene, lui le conosce tutte quelle di Parigi. Deve essere una casa di produzione internazionale, vediamo un po'. Brasil, ero tu, Rio de Janeiro, tu Sao Paulo, tu Brasil. Ma no. Africano, facciamo cinema africano, come cinema di Africa, mi piace cinema di Africa. Ma no, senta, russo, deve essere russo. No, perché russo. Perché no, sì, ho detto russo, sì. No. Senta, lei è un produttore cinematografico russo, ha letto il romanzo Il cavalluccio della giostra e vuole acquistarne i diritti. Scusi, signor, mi cosa c'è? Cosa c'è ancora? Ma questo. Questo libro, come ha detto lei, come si chiama? Il cavalluccio della giostra. È un buon libro. No, fa schifo, ma perché? Cosa c'entra questo? No, allora non voglio chiamare. No, Scusi, signor Bellone, ma lei con queste idee geniali, una persona intelligente, un editore conosciuto in tutta Parigi, se questo libro, come dice lei, fa schifo, cavalluccio di giostra, fa schifo, perché io dovrei chiamare per comprare i diritti su questo libro? Signor Bellone, lei... Mi cade sulle cose proprio più banali, signor Bellone. Ma io, signor Pino, le faccio alcune domande. Prego. Lei non è un produttore cinematografico, giusto? È vero. E non mi sembra neppure che sia russo, almeno fino ad oggi. Vero? È vero. Ma lei per quale motivo la sto facendo chiamare? Glielo dico io, non lo guarda, glielo dico. Io la sto facendo chiamare per sapere dove è mia moglie, imbecille! Tutto questo è particolarmente contorto, signor Bellone, ma di un'estrema intelligenza. Sì, ecco. Chiamiamo. Senta. Chiamiamo.
Senta, chiamiamo il numero. Faccio il numero. Aspetti un attimo. Lei si ricordi di chiedere, il mio amico si chiama Guido Solo, va bene? E si ricordi di chiedere poi dov'è la collaboratrice. Ma non ce l'ha un cognome questa persona? Mi l'ha appena detto, Guido Solo. Signor Tosi, lei di nome si chiama Sololino, giusto? E di cognome si chiama Solo Piso. Ecco, il nome del mio migliore amico, ex mio migliore amico, è Solo Guido, e il suo cognome è Solo Solo. Mi sembra evidentissimo, tutti l'hanno capito, tranne lei. Va bene, senta, guardi, adesso le faccio il numero e le metto anche in mia voce. Si ricordi di chiedere dove può trovare la sua collaboratrice, che si chiama Laura Nancetti. Ti fidi di questo, è il nome che mia moglie ha dato da Nubile quando ha firmato il romanzo, va bene? Ti fidi di me. Vada. Chi pronto? Pronto, buonasera. Potrei parlare col signor Solo? Sono io. Buonasera, sono Igor Chavinsky, produttore russo. Molto interessato al diritto del suo romanzo. Cavalluccio di giostra. Ma sta scherzando. Come? Di che casa produttrice stiamo parlando? Moskvoskij, casa produttrice Moskvoskij, di grande madre russa. Ma io non l'ho mai sentita nominare, tuttavia lei è interessato al mio romanzo, vero? Sì, molto interessato al suo romanzo. Ecco, una domanda, ma è per il cinema o la televisione? Cinema, grande schermo, non piccola finestra di televisione. Ascolti, però glielo dico subito, per l'adattamento voglio farlo di persona. Quando posso incontrarla, signor? Signor Chavinsky, sempre Igor Chavinsky, siamo domani per appuntamento. Perfetto, allora aspetto con ansia una sua telefonata, Buonasera, arrivederci. Arrivederci, signor Solo, arrivederci. C'è cascato in pieno. Lei, signor Bellotto, è una persona fortunata, perché avremo i diritti, e forse ce l'ha in esclusiva per tutti i diritti. Lei ce l'ha dice tutti, lei è fortunato, non lo sa, ma è fortunato. Signor Bellone, c'è cascato, pensavo che fosse russo, e io infatti ho fatto un po' l'accento russo. E mia moglie? Cioè, io la faccio chiamare con quello che era il mio migliore amico che non sento da 2 anni, e lei non chiede la cosa principale, dove è mia moglie? È vero, mi sono confuso, mi dia il telefono. Ma quale telefono? Ma lei è impazzito? Ma lei si rende conto di cosa fa? Io le avevo chiesto una cosa precisa e lei ha cominciato a parlare di piccole finestrelle. Senta, guardi, io la faccio richiamare perché questa figuraccia non può finire così. Guarda, mi faccia chiamare, che mi si richiama, guarda, io chiedo soltanto di tua... Mi faccia chiamare, chiedono soltanto di dove che posso cosa? Trovare chi? La sua collaboratrice. Chi? Laura non c'è, ecco non ho, Laura non è più con la tua. No, lei in questo modo non può parlare. Lei è l'unica cosa che dovrà dire. Dove può trovare la collaboratrice? Laura non c'è. Non si inventa altre voci, non si inventa altre strane canzoni, capito? Né una parola di me. Né una parola di me. Faccio io questo. E di la voce. Sì, Mario, te l'ho detto, è importante, mi raccomando. Scusa Mario, ho il telefono di capo un attimo, scusa. Pronto? Pronto, buonasera, sono sempre Igor Chavinsky, produttore russo. Buonasera, ascolti, una cortesia, sono già impegnato in un'altra telefonata con un mio amico. Mi faccia la cortesia, attenda 2 minuti che io la richiamo se mi dà il suo numero di fisso. Subito. 5, 4, 3, pronto, caduta linea, signor Bellone. Ma quale caduta linea, imbecille, sono io che l'ho staccato il telefono, no? Non capisco. Ma come non capisce, lei gli ha dato il numero di casa mia, gli ha dato. Ma perché, dove posso trovare? Che ti devo dire, sono qui, non posso trovare. È a casa sua. Lei non smette mai, gira sempre il cricettino che ha dentro, e gira sempre, ma a vuoto gira, eh? Non capisco. Cosa c'è da capire? Non c'è niente da capire. Lo so, però... deve essere un... rispondiamo, io rispondo.
rispondere. Ma quando risponde? Si sieda, si sieda. Ma perché non rispondiamo? Si sieda, se la scusa lei è contento, stia seduto. Non rispondiamo, decido io a casa mia che risponde. Perché no, deve essere lui, no. Casa Bellone, al momento non siamo in casa. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico e vi richiameremo. Grazie. Ciao Stefano, sono io Guido. Mi sono chiesto cosa potesse fare un produttore cinematografico e anche russo a casa tua. Però poi, pensandoci bene, ho capito che tu cercavi solo di sapere dov'è tua moglie. Ma se è così, potevi chiedermelo direttamente e senza tanti sotterfugi. Ciao, ti saluto. Guido? Sì? Guido, ciao, ascolta. Mia moglie è te per caso? No, non è qui, se... E non ti ha detto dove andava? No, guarda, mi ha telefonato poco fa dicendomi che andava via di casa ed era sconvolta. Per Dio, per Dio, ma dove sarà finita? Dove si sarà mai cacciata? Fa male, Stefano, eh? Sì, Guido, guarda, lascia stare, guarda, come se non bastasse, stasera ho un mal di schiena terribile, guarda, lascia stare. Vuoi che passi a vederti? No, non c'è bisogno, Guido, non devi disturbarti, grazie mille. Va bene, ciao Stefano. Guido, ascoltami, non sei tenuto a farlo, ma se ti dovesse chiamare, potresti avvisarmi cortesemente? Stai tranquillo, se chiama Laura ti chiamerò sicuramente e ti avviso. Grazie Guido, ciao. Sei un amico vero, io non ti merito, grazie. Ciao Stefano. Senta, e ora che facciamo? Ti passi questo blocco, cortesemente. Nel caso la pazza ninfomane dovesse presentarsi qui, così le mette questo fuori da casa perché lei adesso se ne va. Sto prendendo dei medicinali e sto dormendo. Non voglio essere disturbato. Ecco, senti, lo metta fuori e vada. La ringrazio, noi ci vediamo. Ma lei non ha bisogno di niente. Almeno la colpa non lo so, qualcosa. Ecco, guarda, magari mi accompagni in tutta stanza, sì. Ma faccia attenzione. Andiamo. Come prima? No, si gira questa parte che vedo dove dobbiamo andare. Scusi. Evitiamo gli ostacoli. No, si sposti, mi faccia aprire la porta. Prego, apro io. Anzi, avanti. Ecco. Arrivederci. E ti ricordi che di qualsiasi cosa mi chiami. Ecco, vabbè, ricordi lei che la porta per uscire da casa mia è quella. E la borsa è lì e se ne vada, grazie. Oh, buonasera, Gaia. Buonasera, Gaia. Stavo giusto mettendo questo messaggio per lei. Vede, io sono la persona con cui ha parlato poco fa al telefono, ci siamo sentiti. Lei mi pare di capire che è la sua amichetta. La sua amichetta? Sì, vedete qui la situazione è semplice. Il signor Bellone è stato appena lasciato dalla moglie. Ma lui se ne frega! È soltanto un po' stanco e vuole riposare, non lo dobbiamo dire. Gaia, faccia così. Io non conosco da molto tempo il signor Bellone, però le posso dare un consiglio? Ma si figuri? Guarda, prego. Cerchi di capire la situazione, non precipiti le cose. Lei continua ad essere l'amante divertente e sensuale, con lo champagne, il portaciarettiera, continua a vederlo, che ne so, tre, quattro volte a settimana, perché sarà lui presto a venire a casa sua. Scusi, ma è lui che gli ha detto che ci si vede 3, 4 volte a settimana? Se fosse per lui la vedrebbe anche 5, 6 o 7 volte a settimana, quello è sicuro. Ma non è il momento, vedrà. Ha ragione. Le cose, non è il momento, ha ragione. Sua. Ma sì che ha ragione. Senta, mi scusi, ma giusto per capire, ma è lei che aveva la cena questa sera? Sì, ma lei... Ma lei come fa a saperlo? Forse il signor Bellone le ha già parlato di me, dei modellini, degli stuzzicadenti, è vero? Guardi, anche se non mi avesse detto nulla, mi creda, l'avrei riconosciuta tra me. Ma lei che cosa ci fa ancora a casa mia, eh? Può ringraziare il cielo, signor Bellone, che io sono qui. Perché? Ha avuto visite. E chi? La pazza! Gaia! Gaia è venuta qui, ma lei è fortunato di conoscere una persona che di nome fa Pisolino e non batte d'occhio l'ha mandata via. Cioè, lei è riuscita a mandar via da casa mia Gaia. Guardi, ho usato la fermezza e la dolcezza, insomma, tutte e due cose, e si è trovata
subito per le scale. Lei può dormire tranquillo, per un po' non la disturberanno. Bene, bene. Meno male che c'ero io. Meno male, sì. Ecco, può ringraziare. E ora, senta, ma... Cosa c'è? E tu fra di noi, non so se abbiamo fatto bene a mandarla, okay, a mandarla via. Perché? Perché veramente era una bella gnocca questa persona. Ma che fa nella vita? Scrive. Ma non ci posso credere, signor Bellone. Ma lei va a letto con tutte le sue autrici. Ma saranno tutti diavoli ieri, no? Io faccio quello che voglio della mia vita. No, è venuta così. Vada, ci vado io. Sì, vada a vedere chi è. Non faccia casini. Oh! Buonasera. Buonasera. Sono Guido Solo, ma lei chi è? E io mi chiamo Pisolino. Che non ti confonda con Pisellino. Pisolino, oh, 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 ti aspetta. Che simpatico. Ti accomodi. Ciao, sei venuto lo stesso? Sì, beh, non potevo mica lasciarti qui, grazie, in queste condizioni, da solo. Grazie. Veramente non è rimasto solo, mi sono occupato tutta la sera del signor Bellone. Vero, signor Bellone? E lei, signor Piso, proprio in questo momento stava riprendendo la sua valigetta e se ne stava andando. Vero, signor Piso? Sì, va bene. Però guardi, raccolgo il modellino, ne posso lasciare qualcuno? Magari di notte, se non ti sente bene, se si sveglia, e te li guardi. No, li guardi. No, no, guardi, guardi, non ce n'è bisogno, guardi, per questa sera lei ha già fatto fin troppo. Riprende i suoi modellini, approfondiremo la conversazione mercoledì prossimo. Ma forse potranno interessare al suo amico, sicuro. Ah, guardi. No, no, oh, no, guardi, guardi, uno, uno, no, no, uno, 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 uno solo. Te ne faccio vedere uno. Questo. Guardi, no, questo non mi piace. Io ne faccio vedere una. Questo, guardi che bello, la torre di Bene, un capolavoro. C'entra bello, signor Piso, ah, il mio amico Guido non è venuto qui per vedere i modellini, pertanto no, riprendali tutto e se ne vada, va bene? Se ne vada, grazie mille. Grazie, se ne vada. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. Guido, ascolta, hai novità allora? Eh? Non mi piace. Laura mi ha richiamato. Ed era indecisa se tornare a casa o fare una cavolata. Io ho insistito dicendolo, Laura, ma cosa vuoi fare? Devi tornare a casa. Ma credo che sia andata da me. Da chi? Libero sesso! Erano sei il pubblicitario, erano settimane che gli stava addosso. E questa sera... No, ma che cosa sta facendo lei, eh? Devo raccogliere i modellini. Ma le pare il modo di raccogliere i modellini questo? Mi erano finiti qua, mi erano finiti. Senta, riprende tutto e se ne vada, l'ho già salutata prima. Bene, Guido, ma non è possibile, ma dobbiamo fare qualcosa. Quello è un maniaco sessuale questo qui. Senti, mia moglie, se io impazzisco, ti prego aiutami, troviamolo. Stefano, guarda, io so che Libero ha una garçonnière qui nei dintorni di Parigi, però... è un posto talmente segreto che credo nessuno sappia come realmente dov'è. Ma come nessuno? Ma qualcuno lo saprà pure dov'è questo indirizzo. Non so, non posso aiutarti, veramente. Noi l'abbiamo controllato questo sesso libero e pubblicitario. Se si tratta proprio di questo pubblicitario, ho visto la sua pratica da garçonniere, per noi non è poi così segreta. Arrivederci. Fermalo! Ma ci parlo di corsa! Fermalo! Signorino! Un attimo, c'è il signor Bellone che vorrebbe colloquiare un attimo con lei. Sia così gentile. Prego. Prego, mi ha chiamato. Si accomodi, prego. Prego, chiedo... Io le chiedo scusa per primo. Forse le sono sembrato un po' maleducato, eh? Educato, è stato molto sgorbutico. Insomma... deve capire, io sto passando un momento difficile, ma dice la mia moglie che mi ha lasciato, cerchi di capire, ma vuole bere qualcosa, ne posso offrire? No, prendo qualcosa. No, Guido, ascolta, ti faccio però vedere, già te ne aveva fatti vedere prima, dei modellini fantastici che fanno... Ma sì, sono meravigliosi, ho visto pazzeschi. Prima, meravigliosi, mi faccia vedere, signor mio. È interessatissimo, sì. Adesso le faccio vedere tutta la rassegna, tutto, quasi tutto. Magari questo... due, tre cose, questo, proprio tutta, quanti tutta. Sono, cominciamo da questa. Sì, prego. L'Opera House di Sydney, come mostra un'opera, un capolavoro fantastico. Ah, meraviglioso. Baci pure lei, braccio, fa due volte. Geniale. Qui ci ho perso la vita, è una vita. Ma c'ho saranno quattro suzzicadenti, che vita. 38.000, 400... 12. No! Pazzesco! Ma dove l'hai trovato? Forse il signor Pito potrebbe aiutarci a dare questi indirizzi. Aspetti, che ancora non abbiamo finito.
5. Gialla, questo qui in India, fantastico, questo non lo conosce. Questo fantastico, questo qui, anche qui, le notti che ci ho passato. Vabbè, saranno 3-4.000 stuzzicadei. 4.000. Ma ce ne sono 31.000. 211. Mamma signor Pito, porta mia moglie nelle mani del peggior maniaco sessuale di Parigi. La prego, mi dia una mano, la supplico. Ma non ce l'ho io, la pratica se ne occupa un mio collega, Massimo Cervo, e a quest'ora sta vedendo la partita, non lo possiamo disturbare. Ma disturbiamo. Anzi, la cosa migliore da fare, la cosa migliore da fare. Qual è? Quello che ci vediamo la partita pure no. Ma quale partita? Quale partita? Stasera c'è Juventus-Inter e io sono un grande tifoso juventino, anzi l'ho persa per venire qui da lei la partita. Mette la televisione, la guardiamo e quando finisce il primo tempo chiamiamo Massimo Cervo. È così. Ma me non mi frega niente di guardare la partita di calcio, poi questa sera proprio, dai! C'è Juventus-Inter! No, Stefano, no, facciamogli vedere la partita, dai! Vai alla cena, bravo, Juve! Venga! Piango che te, bello! Glielo accendo, lei sta accendendo, no, glielo accendo io, non avevo dubbi. Senti, sì. Il volume. Oh, ecco il volume. A posto? A posto. Stai sistemando? Sì, tutto a posto. Stefano, che c'è? Ascolta, a me questo mi sembra veramente un po' cretino, eh. Un po' cretino, questo è il cretino che questa sera avrei dovuto portare a cena, le famose cene del mercoledì che continuiamo sempre a fare. Non mi dire, Stefano, che questo è uno dei tanti cretini delle tue famose cene. Sì, guarda, lasciamo... non cominciare a ridere, aiutami. Non so, prego. Non ci posso credere, è troppo bello. Ti va bene, stai tranquillo, che ci penso io.